Bracciata dopo bracciata, l'uomo e l'acqua si uniscono fino a diventare un unico spirito. Ed è lì che il mare diventa custode, custode di ricordi, custode di storie di vita. Questo e molto altro è il nuoto in acque libere. Sono Niedu Isabella, frequento il perito chimico e faccio acque libere da quando sono piccolina. Atleta del CUS Cagliari, un focus particolare sul nuoto in acque libere. Nuotare in acque libere è un privilegio particolare. Sì, per quanto riguarda lo sport che facevo prima lo utilizzavo come allenamento, ora invece gareggio al mare, quindi è tutto più semplice, tra virgolette. Ti è capitato di fare delle semplici gare proprio di nuoto in acque libere, indipendentemente dal triathlon? Sì, l'ho fatto per anni, acque libere, arrivando sempre tra i primi tre. E oggi che cosa è cambiato? Oggi faccio triathlon, non faccio più nuoto, quindi nuoto in acque libere soltanto per allenamento e per le gare però come triatleta. Quale differenza c'è tra queste due discipline? Potremmo dire che sono due modi differenti di praticare il nuoto? Sono due allenamenti diversi, sicuramente per il triathlon ci vuole molta più resistenza rispetto a una gara in acque libere, allenamento per gareggiare in acque libere. Arrivare dal nuoto in acque libere al triathlon ti ha aiutato? Sì, tantissimo, perché comunque magari se arrivavo solo dal nuoto, entrare nel triathlon mi faceva molta più paura, invece già dal momento che nuotavo già al mare è stato facilissimo. Pensi che potrai praticare il nuoto in acque libere anche indipendentemente dal triathlon e quindi gareggiare come facevi qualche tempo fa? Magari sì, è una cosa che ho abbandonato 3 anni fa, iniziando a fare triathlon, però c'è il sogno di ricominciare anche a fare acque libere. Ma poi sono particolari le gare perché il momento in cui si arriva è un momento emozionantissimo. Sì, sicuramente il nuoto acque libere è un'altra gara, è una gara molto diversa da quella di triathlon. Poi per me che ho sempre fatto nuoto, magari entrare e fare un'altra gara solo di nuoto è comunque una bella esperienza. Forse qui in Sardegna si parla anche poco di nuoto in acque libere, si tende più a parlare del nuoto in sé in generale. Come mai secondo te se ne parla così poco? Sicuramente perché magari ci sono tante persone che hanno paura a nuotare in acqua, le gare non sono tantissime, quindi sicuramente per quello. E magari fuori c'è magari un livello molto più alto e quindi qua, anche se abbiamo comunque il mare che ci aiuta molto, fuori sicuramente ci sono molte più gare a questi livelli molto più alti. Anche quello che ha fatto Corrado Sorrentino, aver fatto il giro della Sardegna è un qualcosa di unico, che sicuramente è stato un messaggio importantissimo per tutti, ma può essere anche per te un sogno, un qualcosa che vorresti realizzare? Magari non quello che ha fatto lui, però sicuramente lui ha avuto tanto coraggio e sicuramente è molto bello quello che ha fatto. Però non lo so, magari un giorno lo farò anche io, non lo so. Come ti senti quando sei dentro l'acqua? Sicuramente sono tutti i pensieri, magari la scuola, lo studio, se ne va e quindi rimane solo gli allenamenti e mi diverto e basta, non penso a molto. Giuseppe Solla, allenatore del settore giovanile di triathlon del CUS Cagliari. Allenare questi ragazzi per poi vederli crescere in modo che saranno i futuri uomini e le future donne del domani ha un particolare sapore. Sì, hai toccato il tasto giusto. Diventeranno degli uomini probabilmente con dei valori, perché lo sport è quello che dà. E vederli crescere dal punto di vista delle prestazioni, per me quella è poi la grande emozione, senz'altro. Per ciò che concerne il nuoto in acque libere, si tratta di allenamenti molto duri? Allora, dipende dal periodo della stagione, abbiamo i nostri carichi e abbiamo anche i nostri scarichi.
Diciamo che le acque libere sono una frazione del triathlon, ma i ragazzi si cimentano anche in gare di acque libere, quindi c'è una piccola differenza per quanto si gareggi comunque in mare. Nel triathlon abbiamo un triangolo di boe sotto costa, quindi abbiamo sempre il triatleta, cioè da riva abbiamo il triatleta sott'occhio. Nelle acque libere, che so, c'è la famosa Cagliari Poetto che parte dal molo di Levante e arriva poco più avanti del Lido. I ragazzi devono essere pronti ad affrontare ogni tipo di mare, quindi onda, quindi correnti, quindi acque fredde, piuttosto che meduse. Questo anche nel triathlon, ne fa una disciplina molto affascinante, che va preparata però. Potersi allenare in mare ha proprio il suo fascino e aiuta le persone a rispettare maggiormente l'ambiente. Sì, i ragazzi arrivano da famiglie che probabilmente gli avevano già insegnato tutto, non li ho mai visto buttare una cartina, né in strada, ma tantomeno per quanto comunque loro si alimentino anche mentre nuotano, tantomeno in mare, quindi sono molto educati. I ragazzi che si allenano per il triathlon possono tranquillamente decidere di partecipare a delle gare di nuoto in acque libere, come si troverebbero? Avrebbero già un'ottima preparazione? Sì, si troverebbero avvantaggiati perché è quello che facciamo durante tutto l'anno, preparando le gare di triathlon, quindi gli insegno a nuotare in acque libere. La piscina ci aiuta tanto, però la T cosiddetta dai nuotatori, quella striscia blu che andiamo a seguire in piscina, che vanno a seguire in piscina, purtroppo non toglie le paure del mare. In mare ogni tanto si incontra il banco di alghe che intimorisce tutti, piuttosto che un pesce di grossa taglia. E i miei ragazzi non temono nulla. Sono Leonardo Solla, frequento il liceo scientifico Scienze Applicate e sono un atleta del CUS Cagliari. Il nuoto in acque libere richiede degli allenamenti molto duri? Sì, richiede allenamenti molto duri, anche 3 volte a settimana o 4, di 3.000 metri o più. È una delle 3 discipline del triathlon e tu sei molto ferrato con il nuoto in acque libere. Dove pensi che potrai arrivare? Non lo so, spero di diventare professionista e poi vedrò. Comunque è una disciplina in sé importante per il triathlon, per cui ok, può essere facile imparare a correre, imparare ad andare in bicicletta e mountain bike, ma se non si sa nuotare, non si sa nuotare. Certamente imparare a nuotare è più difficile rispetto a imparare ad andare in bici o a correre. A quanti anni hai imparato a nuotare? Ho imparato a nuotare a 7 anni, mi pare. Ti ha aiutato questa base che avevi fin da piccolo? Sì, mi ha aiutato molto, anche se poi si sono scoperti molti errori. E il triathlon ti ha aiutato a perfezionarle? Assolutamente sì. Hai una location preferita in cui ti alleni? In acque libere? Probabilmente è questa, qua a Marina Piccola, perché è molto riparata dal mare per fare allenamenti di alta intensità senza avere le onde che ti disturbano, poi vengo qua. E poi è una delle zone più in cui bazzicano più turisti e si praticano la maggioranza degli sport all'aria aperta, un po' un pullulare di sport e di vita a Marina Piccola. Sì, vengono frequentati molti sport qua, come per esempio anche vela o windsurf. Dal punto di vista mentale, che cosa passa per la testa prima, qualche secondo prima che inizi una gara? Com'è che riesci a tenerti concentrato? Cioè, prima di una gara c'è molta tensione, bisogna provare a restare concentrati, devi mantenere la testa sulla gara, sulla partenza, sull'arrivo. E poi quando arrivi e il risultato è un bel risultato, come ti senti? Ti senti bene, libero, libero,
felice di aver fatto un bel risultato, anche ripensando alle settimane precedenti di allenamenti e sacrifici. È più facile secondo te trovare delle motivazioni dopo che hai raggiunto un risultato importante oppure nel momento in cui hai raggiunto un risultato un po' deludente? No, è più facile forse dopo che hai raggiunto un risultato importante, perché ti dà la carica. Pensi che continuerai a praticare questo sport? Sì, per i prossimi anni. Pensi che potrebbe essere il tuo futuro? Lo spero. A volte cerchi di guardare il cielo sopra una nuvola che passerà. Vorresti dargli la forma di un telo e colorarlo come più ti va. Corrado Sorrentino, campione di nuoto, di pallanuoto pluripremiato, un piacere averlo con noi. Raccontaci il nuoto in mare aperto rispetto al nuoto indoor. Sono due discipline completamente differenti. Sono due mondi distanti, paradossalmente, perché mentre qua abbiamo acqua ferma, una striscia sotto, le corsie frangiflutti e quindi niente correnti, niente onde, anche se poi in realtà quando gareggi di fianco ad un atleta molto grosso che mentre nuota sposta molta acqua, un po' di onde le prendi pure, ma è una cosa completamente diversa rispetto al nuoto in acque libere, dove intanto per il peso dell'acqua stessa c'è un peso specifico, un rapporto del corpo in acqua differente. E poi ci sono le onde, ci sono le correnti, paradossalmente il sole, perché tutti pensano nuoti al sole è bellissimo. Sì, attenzione però che devi avere anche l'occhialino giusto, perché a seconda, oppure quando nuoti a dorso, perché anche in acque libere delle volte per cambiare modo di nuotare, per rilassare determinati distretti muscolari, nuoti a dorso ma il sole in faccia. Quindi diciamo che sono due mondi molto simili ma molto differenti. Quanto è stato faticoso ma allo stesso tempo bello aver circumnavigato la Sardegna, tu che sei l'unico ad aver avuto questo privilegio, possiamo chiamarlo privilegio? Hai detto bene, è stato un privilegio perché poi, se avete visto nei social, io ho scritto da poco qualcosa in merito al mare, no? E al rispetto che dovremmo averne. Da un certo momento in poi, durante la preparazione, quando andavo al mare, prima di iniziare il Giro di Sardegna, avevo compreso determinate cose del mare, quindi entravo in acqua e dicevo, chiedo al mare di accogliermi e ai suoi abitanti di proteggermi, perché di fatto stai entrando in un mondo che l'essere umano, l'uomo, pensa di poter comandare in quel mondo. In realtà è una dimensione per me, perché mi immergevo ed era come stare davvero in un altro mondo parallelo dove mi sentivo in casa ma anche ospite. E poi sì, il Giro di Sardegna è stata, sotto l'aspetto sportivo ma anche umano, motivazionale, l'esperienza più bella della mia vita, per cui sono davvero grato all'universo per l'opportunità che mi ha dato. Arriva lei, cavalca l'unico e sale suo calore e ti racconta che l'amore è possibile in un rifugio di cartone. Poi ovviamente non si tratta solo di una realtà sportiva, ma c'è tanto in più, c'è tanta filosofia, c'è una profondità che forse tu solo puoi capire. Beh, io mi sono ributtato in acqua dopo aver perso mia figlia, sapendo di essere il presidente della Amelia Sorrentino DV, mi sono detto voglio fare qualcosa di grande. Era un periodo in cui nuotavo in questa corsia solo per il gusto di nuotare, però
stava tornando quella fiamma, si stava riaccendendo quella fiamma, per cui mi sono detto devo fare qualcosa di grande e perché non metterlo a disposizione di Amelia Sorrentino TV e quindi raccogliere fondi per i progetti ospedalieri che sviluppiamo. Ho cercato di unire le due cose, è stata un'opportunità per me e anche per i bambini e le famiglie che hanno in qualche modo beneficiato fino ad ora dei progetti dell'associazione. Entrare in acque aperte, entrare nel mare, ci si entra diciamo da ospiti, ecco, come hai detto tu, poi arriva un momento in cui ci si sente a casa, ma forse non tutti riescono a sentirsi a casa, forse non esiste quel rispetto per il mare, anche quella devozione per il mare stesso e per il nuoto. Sì, purtroppo, come dicevo prima, l'essere umano pensa di poter fare quello che vuole non rendendosi conto di non essere l'unico essere vivente nella terra. Io così a volte un po' per cercare di stimolare la mentalità delle persone, soprattutto dei giovani, perché è su loro che bisogna fare questo tipo di lavoro, io ogni tanto dico, ma te lo immagini se dovesse venire fuori una medusa gigante fuori dall'acqua che ti prende e ti porta dentro il mare esattamente come facciamo noi quando vediamo noi. Io non lo faccio, però tante volte in spiaggia vedi situazioni dove il genitore XYZ, spaventato perché il bambino è stato punto dalla medusa, la prende, la mette fuori, la puniamo, la uccidiamo perché appunto in realtà siamo noi che stiamo andando in un habitat che non è il nostro. Noi siamo terrestri come esseri viventi, per cui bisognerebbe cercare di avere più rispetto per la vita in generale. Io su questo sono molto ligio al dovere perché con quello che ho vissuto mi rendo conto che abbiamo poche cose importanti, due me le sono tatuate nelle mani, love life, ama la vita, amore e vita, ama la vita e la vita appunto penso che sia, a prescindere da che forma di vita sia, penso debba essere rispettata. Nuotare in acque libere è un po' una metafora della vita o è la vita stessa? Per me entrambi, perché comunque stare là mi sentivo a casa, ma ero anche molto libero, libero perché nuotavo a 10 km dalla costa, sebbene la vedessi in lontananza, però era una situazione di libertà estrema e anche nelle situazioni che potevano sembrare difficilissime, e io in realtà mi sentivo, non lo so, entravo in acqua che ci fossero le onde, non mi interessava, era come davvero fare un viaggio tutti i giorni in una dimensione, perché per me entravo proprio in un'altra dimensione. Piangevo, tante volte ho pianto perché pensavo ad Amelia, pensavo anche alla bellezza di quello che stessi vivendo. E no, non so come descrivertelo, perché anche adesso a parlarne, soltanto a parlarne, mi dà molta emozione. È molto emozionante anche ascoltarti, oltretutto. Ti viene in mente un momento particolare? Ce ne saranno stati tanti indimenticabili, però ce n'è uno in particolare che ti senti di raccontare e che porterai sempre con te. Beh, sicuramente vedere tutta quella gente, sembrava come il film Forrest Gump, no? Che si aggiungeva sempre più gente, man mano che andavo avanti, man mano che mi fermavo nelle località c'era sempre più gente che seguiva, che faceva il tifo, che si metteva a disposizione per le raccolte fondi, perché poi in realtà è stata una mega raccolta fondi itinerante. Le situazioni sono state bellissime tutte. Ho abbracciato, ho sentito un senso molto materno quando la sindaca di Sant'Anarresi mi ha abbracciato. Mi ricordo che si fece trovare dentro l'acqua con la fascia, ma poi c'è una foto nei miei social dove siamo abbracciati e io la sto abbracciando come fosse mia madre. E quindi questo ti dà lo spessore anche umano di quello che ho potuto vivere. Il momento forse più bello è quando sono arrivato nello scoglio di Sant'Elia, era l'ultima vera tappa lunga perché ho attraversato il Golfo di Cagliari quel giorno e ad un certo punto mentre nuotavo ho sollevato la testa, ho guardato la skyline e ho detto ma quello è Cagliari?
Sì. E quindi è stato un momento fighissimo perché mi sono reso conto di avercela fatta. E quando poi sono arrivato lì, in quel punto, nello scoglio, c'è un punto particolare che riconoscerei anche a un chilometro di distanza, sono arrivato in quello scoglio di Capo Sant'Elia e c'era lo spazio per salire sopra, per fermarmi, sono rimasto lì qualche minuto a piangere. E questo è bellissimo, complimenti. È bellissimo che escano queste emozioni, che escano le lacrime, tanto di cappello, anzi, sono emozionata anche io. Quindi grazie, grazie davvero di cuore per tutto quello che stai trasmettendo. Per ogni volta che guardi lassù, per ogni briciola che danza, per ogni cosa che vuoi fare in più, c'è un mondo intero che cambia. E in ogni favola c'è una fine, dentro una scatola non c'è confine. L'amore non ha condizioni o scuse, è un fiore che rinuncia alle spine. Quando hai finito, un giorno dopo, che cosa passa per la testa, no? Perché quasi ti viene da dire, e adesso? È stato esattamente così, mi sono detto adesso cosa faccio. Quindi diciamo che la mattina successiva ho cercato di riposare, di dormire, ma non ce l'ho verso, perché ormai la sveglia mentalmente era sempre quella, cioè sapevo di dovermi alzare, no? E iniziare a correre, iniziare a nuotare. E ho avuto un po' di difficoltà inizialmente, ma è stato un momento talmente bello che alla fine sono rimasto in eccitazione per diversi giorni. Poi chiaramente la curva dell'eccitamento è andata un po' a scemare, giustamente sono rientrato nella vita normale, ma non ti nego che molte volte ci penso, sarebbe bello poterlo replicare. Una volta al bar un bambino è entrato, mi fa: no, bravo, bravo, mi ha fatto così, hai fatto il giro della Sardegna, bravo, dovresti fare il giro d'Italia. No, davvero. E io sono rimasto così, ci ho pensato, il padre mi ha detto, corra, stava scherzando, però io intanto il calcolo sommario l'ho fatto, sono 2500 chilometri e si può fare, però dovrei... rispetto ai 700 in cui 15. Già... Ah, si può fare, se non fosse che al di là della preparazione, ma io sono fortunato perché mi posso allenare quando voglio, però bisognerebbe rimanere fuori 6-7 mesi e poi ci sarebbe il problema climatico, perché comunque in un arco temporale di 6-7 mesi è scontato incontrare il maltempo, perché sai, l'Italia è molto, molto vasta, per cui non credo sia facilmente realizzabile come idea. Ma in una situazione come questa potrebbe essere auspicabile fermarsi? Allora, quando durante il Giro di Sardegna sono capitate le giornate compromesse sotto il profilo climatico, io mi sono voluto fermare, sono rimasto fermo 4 giorni a Isola Rossa, su a nord, nel Golfo dell'Asinara, perché c'era una condizione meteo particolarmente grave, perché il problema non è di chi sta in acqua, il problema è per l'equipaggio, perché se per caso uno cade in acqua, finisce nell'elica, piuttosto che come si muove, come casca il gommone dopo la cresta dell'onda, magari sbatti la testa, troppo a rischio per l'equipaggio, per cui, ma diversamente io nuoterei, ho nuotato in qualsiasi condizione. Rifaresti il giro della Sardegna o un'esperienza che c'è stata una volta e va bene una volta? Allora, io dico sempre ai miei atleti, e non solo, che sono momenti incancellabili, nessuno li può portare via. Ho avuto diverse volte il desiderio di rifarlo, ma appunto per problemi temporali, logistici, di lavoro, sentimentali, soprattutto non credo che non lo rifarò. Sei consapevole di aver fatto qualcosa di unico, che comunque è un insegnamento per le persone che ti hanno seguito? Per tutta la società? Io sì, anche se i miei haters dicono che me la tiro, non mi sono mai vantato di niente, è vero, ho fatto quello che ho fatto, sono stato l'unico a farlo, spero che possa servire a livello motivazionale ad altri, anche perché come me ci sono altre persone che hanno avuto difficoltà nella vita, ci sono altri papà e altre mamme
che hanno perso figli o che comunque affrontano situazioni molto particolari, molto difficili. Io cerco in qualche modo di trasmettere loro un po' di forza, cerco di far capire alle persone che si può vivere lo stesso paradossalmente nella difficoltà e metterci purtroppo impegno anche nella sofferenza con la quale certe volte ci devi convivere, però questa è la vita.